In questa terza parte di Filosofie a confronto andremo ad esaminare la differenza tra coloro che sono veri massoni iniziati e coloro che sono iscritti alla massoneria e quindi iniziati. Lucio Arzon presenta il podcast della pietra. Come abbiamo già detto diverse volte, ci sono uomini che sono massoni e non sanno di esserlo, come invece ci sono altri uomini iniziati alla massoneria e che non hanno lo spirito massonico. Oggi vedremo come riconoscere i primi dai secondi e quali sono le caratteristiche che compongono un vero libero muratore, anche se in alcune puntate precedenti ne abbiamo già parlato. Prima di addentrarci in questo argomento, però, c'è una notizia che devo darvi. Molte volte nelle puntate precedenti mi avete sentito parlare di massoneria regolare e di patente di regolarità concessa dalla Gran Loggia Unita d'Inghilterra. Ho sempre comunicato che dal 1993, anno di fondazione della Gran Loggia Regolare d'Italia da parte del maestro Giuliano Di Bernardo, l'unico ordine massonico regolare presente in Italia è appunto la Gran Loggia da lui fondata. In precedenza, la patente di regolarità da parte della Gran Loggia Unita d'Inghilterra era assegnata al Grande Oriente d'Italia, l'ordine più grande, numeroso ed antico presente nel nostro paese. I motivi per i quali era stata tolta la regolarità al Grande Oriente d'Italia per assegnarla alla Gran Loggia Regolare d'Italia li abbiamo già trattati, ma sostanzialmente Londra aveva concordato con il Gran Maestro di allora, Giuliano Di Bernardo, che appunto si era dimesso dal Grande Oriente per fondare la Gran Loggia Regolare, che la situazione del Grande Oriente d'Italia di quegli anni non era consona alle costituzioni della Gran Loggia Unita d'Inghilterra. Per 30 anni il Grande Oriente d'Italia ha forse sminuito l'importanza della regolarità, ma contemporaneamente quasi ogni anno continuava a richiedere a Londra tale riconoscimento. Dal 16 marzo scorso però, se andiamo sul sito ufficiale del Grande Oriente d'Italia, troviamo tra le news la seguente notizia che vi riporto fedelmente. Carissimi fratelli, è con giubilo che vi annuncio la storica decisione ufficiale della Gran Loggia Unita d'Inghilterra di ripristinare il riconoscimento al Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani. Il ripristino dei rapporti ufficiali con la United Grand Lodge of England, a distanza di 30 anni esatti e dopo le note vicissitudini che portarono a quello che per noi fu un ingiusto provvedimento, costituisce oggi motivo d'orgoglio e di prestigio per il nostro ordine, che in tutti questi anni ha continuato a lavorare incessantemente nel pieno rispetto degli antichi doveri alla diffusione dei principi di libertà, uguaglianza e fratellanza. Riteniamo che il tempo questa volta sia stato galantuomo e che abbia restituito al Grande Oriente d'Italia il giusto merito e che sia stata fatta giustizia per sempre con il passato. Lieti di quanto accaduto e che dà ulteriore lustro alla comunione, fieri dell'operato della Giunta, continuiamo a lavorare con impegno nei nostri templi in attesa di farlo insieme nella prossima Gran Loggia del 14 e 15 aprile 2023. Firmato il Gran Maestro Stefano Bisi. Cercando le motivazioni per questo riconoscimento del Grande Oriente d'Italia da parte della Gran Loggia Unita d'Inghilterra, ho trovato delle idee un po' confuse da parte dei giornalisti, come è normale che sia ogni volta che si parla di massoneria sui media. Comunque riassumo parte degli articoli che ho trovato. Facciamo qualche passo indietro. Nel 1972 la Gran Loggia Unita d'Inghilterra dà per la prima volta il riconoscimento ufficiale al Grande Oriente d'Italia, nato nel 1805,
per poi ritirarlo nel 1993 in seguito alla fuoriuscita dell'allora Gran Maestro del Grande Oriente, Giuliano Di Bernardo, in carica dal 1990 al 1993. Costui, infatti, asserisce di non vedere più nel Grande Oriente lo spirito della vera massoneria, perciò abbandona il Grande Oriente e fonda nel 1993 la Gran Loggia Regolare d'Italia, che ottiene subito il riconoscimento dalla Gran Loggia Unita d'Inghilterra. Comunque, come leggiamo sul sito del GOI, già da alcuni anni ci sono relazioni tra GOI e United Grand Lodge of England. Nel 2007 il Gran Maestro del GOI ha partecipato ad un incontro speciale organizzato dalla Gran Loggia Unita d'Inghilterra. Di recente, l'ex Gran Maestro Giuliano Di Bernardo ha denunciato infiltrazioni mafiose nel Grande Oriente della regione Calabria, al che il Gran Maestro del GOI Stefano Bisi, l'attuale, ha replicato respingendo le accuse. Poi Di Bernardo ha querelato Bisi per diffamazione, ma il GOI ha vinto la causa. Le accuse di Di Bernardo contro Bisi sono state archiviate. In seguito, il GOI ha deciso di procedere legalmente contro Di Bernardo per alcune sue dichiarazioni del 20 gennaio 2023. Leggiamo che condizione importante del riconoscimento della Gran Loggia Unita d'Inghilterra al GOI è che il GOI e la Gran Loggia Regolare d'Italia siano disposti a riconoscersi a vicenda, cioè a stabilire mutui rapporti fraterni. I Gran Maestri del GOI e della Gran Loggia Regolare d'Italia sono ben disposti. Queste notizie le potete trovare sul sito di Corrispondenza Romana, vi lascio il link in descrizione. Ci sono ulteriori dettagli ed interviste, anche dell'ex Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, nonché della Gran Loggia Regolare d'Italia, Giuliano Di Bernardo. Per chi volesse approfondire, anche di questo vi lascio il link in descrizione. Arriviamo all'argomento di questa puntata. Questi organi massonici ufficiali in Italia, così come negli altri paesi, hanno delle regole piuttosto ferree per quel che riguarda le iscrizioni e la buona reputazione di coloro che vengono accettati nell'ordine. Quindi, finché si parla dei tre principali organi riconosciuti dalla Repubblica Italiana, cioè il Grande Oriente d'Italia, la Gran Loggia d'Italia degli antichi liberi accettati muratori e la Gran Loggia Regolare d'Italia degli antichi liberi accettati muratori, iscrivendosi si ha la certezza che verranno eseguiti ferrei controlli perché le logge seguono i regolamenti tradizionali della massoneria e che non ci saranno infiltrazioni di carattere illegale. Controlli meno ferrei si possono prendere in considerazione solo nel caso in cui a fare domanda di iniziazione sia il figlio di un uomo che è già massone. In questo caso il bussante viene definito ulivella ed è il padre che garantisce in un certo senso l'opportunità di accettare il nuovo fratello. I controlli quindi ci sono, ma come abbiamo visto in passato, è possibile che questi vengano elusi e che nelle logge si insinuino anche personaggi con spirito poco massonico. In Italia, purtroppo, abbiamo l'esempio della P2, alla quale avevano aderito, consapevolmente o meno, diversi personaggi famosi. Ad esempio Silvio Berlusconi, Vittorio Emanuele di Savoia, Gino Birindelli, Edgardo Sogno, Giulio Caradonna, Alighiero Noschese, Claudio Villa, Paolo Mosca, Fabrizio Trecca e vabbè poi Michele Sindona, Roberto Calvi, Umberto Ortolani e anche Maurizio Costanzo, recentemente scomparso. Parliamo della P2. Certo. Quando vengono scoperti gli elenchi, lei inizialmente nega l'appartenenza alla loggia, poi in un'intervista a Panza ammette e dice una frase che mi ha colpito. Sono stato un cretino. No, ti piace di più. Un gruppo di farabutti e di cretini come me. Innanzitutto, perché un cretino? Un cretino perché non me ne sono accorto, perché sono stato molto leggero, perché era in una stagione della mia vita, ero piuttosto giovane, dove pensavo, sì, vabbè, sì, cioè non avevo nessun tipo di attenzione. E
Ed a proposito della P2, sentiamo cosa dice l'attuale Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Stefano Bisi. Lei ha dichiarato che per voi la P2 è stata più una iattura che una vera e propria emanazione della massoneria. La P2 è nata, la loggia Propaganda 2 è nata nel Grande Oriente d'Italia. Purtroppo dopo è stata utilizzata per fini diversi da quelli che sono i fini di una loggia, nel senso che nella loggia si conoscono le persone, ci si confronta, si dialoga su temi spirituali. La loggia P2 non si riuniva così e quindi era una loggia deviata. Quando il Grande Oriente d'Italia si è accorto che questa loggia andava fuori dai canoni della tradizione, è stato espulso chi era diventato il manovratore di questa loggia. Altri fratelli sono andati via, non sono rimasti nel Grande Oriente d'Italia, la stragrande maggioranza, quasi tutti direi. Ma senza voler arrivare alle vecchie indagini su presunte infiltrazioni mafiose in alcune logge del Grande Oriente d'Italia, è necessario ricordare che sia sul territorio italiano che in altri paesi esistono logge autonome non affiliate a nessun ordine riconosciuto dal paese nel quale si trovano. Sono diversi i motivi per i quali queste logge non regolari e non riconosciute ufficialmente nascono e crescono numerose. Il primo, forse banale, è che un'organizzazione associativa come un grande ordine massonico ha dei costi non indifferenti e quindi ogni singolo massone, essendo associato, è obbligato a pagare una quota di iscrizione annuale che mantenga la struttura associativa. Tale quota può variare da qualche a diverse centinaia di euro all'anno. A questa si deve aggiungere la spesa per gli eventuali paramenti del grado, i trasferimenti, i viaggi e le spese per le occasioni informali che ogni singola loggia o gran loggia organizza. A volte accade che, quando le spese non sono più sostenibili da parte di un gran numero di fratelli della stessa loggia, questi decidono di staccarsi dall'ordine e proseguire in completa autonomia, senza pagare alcuna quota associativa, ma contemporaneamente senza avere nessun controllo da parte di un organo ufficiale sulle attività della loggia e senza alcun riconoscimento. A quel punto, però, credo risulti complicato accettare nuovi bussanti da iniziare, sia in quanto non c'è alcuna assicurazione di tradizionale regolarità sui lavori svolti, sia sulla validità dell'iniziazione stessa. In questo caso, le attività della loggia comunque generalmente continuano esattamente come se fossero ancora controllate dalla Gran Loggia Unita d'Inghilterra o dai suoi delegati. Diverso è quando un gruppo di persone decide di associarsi tra loro e fondare una loggia massonica, senza avere alcuna esperienza di precedente insegnamento da parte di maestri regolari. In questo caso è possibile che sia i rituali sia le finalità della libera muratoria vengano distorti. In Italia fa molta presa giornalistica questo tipo di pseudomassoneria, perché la si abbina ed associa alla massoneria ufficiale e regolare e si fa un unico calderone. Basti pensare che se io e altre 10 persone decidiamo di riunirci segretamente una volta alla settimana per decidere a chi andranno i lavori di rifacimento della facciata del mio condominio, un giornalista che venisse a scoprirlo ci etichetterebbe immediatamente come loggia massonica P15. Beh, lo farebbe a sproposito, perché nulla di massonico ci sarebbe nelle nostre riunioni, ma contemporaneamente denigrerebbe la massoneria ufficiale e regolare. Senza arrivare a questi estremi, però, voglio anche far notare che ci sono degli uomini apparentemente ben intenzionati che fanno domanda di essere iniziati nella libera moratoria regolare. Riescono a dar di se stessi una buona opinione a tutti i membri della loggia, ma che poi, nel corso degli anni, si rivelano incompatibili con le regole e le azioni della libera muratoria tradizionale. Chi si trova in difficoltà professionali è convinto che all'interno di una loggia, con i fratelli, avrà la certezza di fare affari o trovare un posto di lavoro. Questi sono gli iscritti, ma non massoni,
che intendo nel titolo della puntata. C'è anche chi è giunto ad un momento della propria vita e di una situazione psicologica per la quale si sente solo ed ha quindi la necessità di trovare un gruppo che lo supporti moralmente e psicologicamente. In questo caso la loggia massonica viene confusa con un gruppo di mutuo aiuto psicologico, cosa che non è. Peraltro, sulle dinamiche di gruppo che si instaurano all'interno di una loggia massonica sono state anche scritte delle tesi universitarie di psicologia. Il problema quindi è molto presente. Anche questi individui, comunque, dopo un po' di mesi che sono all'interno di una loggia e non trovano quello per cui sono entrati, se ne vanno. Ci sono poi ulteriori dinamiche di gruppo che si presentano all'interno di logge miste, cioè nelle quali sono presenti sia uomini che donne. Sono più rare e non regolari, ma esistono anche queste. Nome una donna, nome una donna, nome una donna, nome nome una donna, 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 basta, sta senti. Anche se così non dovrebbe essere, e mi assicurano che così non è, io immagino che in una loggia siffatta sia naturale ed inevitabile che si instaurino dei rapporti privilegiati tra alcuni fratelli e sorelle. Penso sia normale che, ad esempio, un giovane massone di 40 anni possa essere più attento e riverente nei confronti di una bellissima giovane massona di 35 anni rispetto ad una brutta di 70, e la spiritualità può lasciare il posto a qualcos'altro. Mi è anche stato raccontato che una maestra venerabile ha sposato il suo primo sorvegliante conosciuto in loggia, quindi non credo di affermare nulla di così inconcepibile. Ora è molto meno ferrea la regola, se non del tutto in disuso, ma pensate che fino a non più di una cinquantina di anni fa, in una loggia massonica non venivano accettati gay, per i motivi prima esposti, divorziati perché se non erano stati in grado di mantenere la serenità all'interno della propria famiglia, difficilmente sarebbero stati in grado di mantenerla all'interno della loggia, e persone con handicap fisico perché durante i rituali è necessario non avere alcun impedimento fisico. Posso assicurarvi che ora ci sono in diverse logge massoniche massoni gay, divorziati e con handicap fisici anche rilevanti. Ma lasciando perdere queste eccezioni, torniamo al discorso di coloro che si iscrivono alla massoneria ma che non sono alla ricerca della massoneria vera e propria. Mi sono stati raccontati diversi esempi di accadimenti che possono evidenziare questo tipo di comportamenti. Sono testimonianze indirette, in quanto è possibile che i protagonisti di questi episodi siano ancora in attività e quindi è bene mantenere la loro privacy. Mi è stato raccontato che non di rado accade che alcuni membri di una loggia insistano con gli ufficiali superiori di loggia per essere avanzati di grado, da apprendisti a compagni di mestiere o da compagni di mestiere a maestri, in modo da ottenere più privilegi nell'ambito massonico. Per privilegi in ambito massonico intendo esclusivamente maggiori oneri ed onori, come ad esempio poter partecipare ai rituali esclusivi per gli alti gradi, alle riunioni di Gran Loggia di Rimini o Roma e da essere accolti in logge situate sul territorio diverso dal proprio. Quella che viene chiamata dai massoni la grembiulinite, e cioè il vezzo e la smania di avere il grembiule più grande o più decorato, è una delle caratteristiche che possono affliggere i membri di una loggia. Apprendisti che chiedono al maestro venerabile di un'altra loggia di effettuare un trasferimento a condizione di avere la certezza di diventare maestro nell'arco di pochi mesi, cosa che invece accadrebbe normalmente, se va bene, nel giro di diversi anni o anche mai. Litigi e dissapori interni ad una loggia possono avvenire anche nel caso qualcuno si proponga insistentemente nel ruolo di maestro venerabile, pur non avendone le caratteristiche o le peculiarità. Fa sempre parte di quella che i massoni chiamano grembiulinite.
La psiche umana è complicata ed il metodo massonico dovrebbe servire anche contro queste velleità o desideri di eccellere immeritatamente. Tutti questi sono esempi di mediocre spirito massonico, in quanto la meta privilegiata per ogni singolo massone dovrebbe restare il proprio percorso personale e la propria crescita spirituale e morale. Insomma, essere massoni non significa automaticamente essere senza difetti, anzi, il metodo dovrebbe proprio agevolare il miglioramento, ma non sempre trova terreno fertile per dare frutti. Ci sono anche quegli individui che non accettano il rifiuto alla domanda di iscrizione e poi, una volta rifiutati, diventano i più accaniti nemici della massoneria, denigrandola ed asserendo anche motivazioni assolutamente inventate. Questi poi generalmente li troviamo sui gruppi Facebook dedicati alla massoneria e offendono o scrivono cose inenarrabili. C'è una leggenda che gira nell'ambiente massonico che narra che un giorno, alla Casa Bianca, il ministro della guerra bussò alla porta dello studio Ovale, si recò dal presidente degli Stati Uniti e gli comunicò che il loro maestro venerabile li stava aspettando per comunicazioni urgenti. Entrambi quindi uscirono nel giardino e si recarono dal giardiniere che stava lavorando, mettendosi a disposizione. Questo fatto probabilmente non è mai accaduto, però mi è stato raccontato un episodio che mi giurano corrispondere alla realtà, ambientato in Italia, nel quale un semplice impiegato amministrativo di una grande multinazionale era anche in quel periodo maestro venerabile della sua loggia. Un giorno gli giunse sulla sua scrivania la domanda di affiliazione alla propria loggia da parte del segretario personale dell'amministratore delegato della multinazionale nella quale lavorava. Si trovò subito in imbarazzo perché, nel caso in cui avesse avuto in futuro delle promozioni o delle agevolazioni sul posto di lavoro, chiunque avrebbe pensato che tali vantaggi arrivavano da una particolare attenzione che il nuovo fratello poteva avere per il proprio maestro venerabile. Fortuna volle che a tale bussante mancavano pochi mesi per andare in pensione. Così il maestro venerabile attese tutti i mesi necessari prima di dare una risposta a quella domanda di affiliazione. Una volta pensionato, l'ex segretario personale dell'amministratore delegato scoprì con sorpresa chi fu a condurre la sua cerimonia di iniziazione. Quando si dice la massoneria ha fatto questo, ha fatto quest'altro, bisogna essere più precisi, dire il massone X ha fatto questo, il massone XY ha fatto quest'altro, e soprattutto bisogna specificare, perché la massoneria non è un marchio registrato. Se alcune persone si mettono assieme, fanno un'associazione, non si può impedire che si chiami massoneria, ma non ci in sostanza la solidarietà autentica non ha bisogno di pubblicità. Non ha bisogno di pubblicità, anzi nei nostri rituali è previsto che per noi fare un atto di solidarietà è un piacere dovuto, che si fa volentieri. E come diceva il mio corregionale Gino Bartali, che non era massone, non si fa del bene per mettersi una spilla, una medaglietta sulla giacca, ma si fa per mettersi la medaglietta nell'anima, e nell'anima la medaglietta non si vede. Molti massoni fanno così. Un messaggio da dare soprattutto ai giovani che magari crescono con un'idea anche, se vogliamo, sbagliata della massoneria. Ecco, la massoneria per i giovani come messaggio per il futuro. Nei libri di storia non si parla molto della massoneria e nei giornali non si parla spesso bene della massoneria, quindi io capisco chi ha qualche pregiudizio, però devo dire che molti giovani si avvicinano a noi, bussano alle porte dei nostri templi, perché hanno visto e hanno capito e capiscono che è un luogo
dove ci sono delle regole precise che bisogna osservare, ad esempio che si parla uno alla volta e risponde la loggia, risponde all'esigenza di comunità. Oggi una persona può avere 15.000 amici su Facebook, ma poi non riesce a parlare con nessuno. Nella loggia si parla, sei costretto a parlare, nel senso che incontri altri fratelli che ti metteranno al loro agio e ti consentiranno di esprimere le tue potenzialità. Non sarai bacchettato perché sbagli una parola, anche se da noi vige un metodo che bisognerebbe applicarlo anche in qualche altro settore della vita del nostro paese: il silenzio. Per un po' si sta in silenzio, perché, ma non è una punizione, perché chi si sottopone all'iniziazione, cioè chi diventa libero muratore, lo fa volentieri, perché se taci puoi ascoltare meglio quello che dice il tuo interlocutore e puoi imparare. Quando avrai imparato un metodo potrai parlare, così potrai dialogare, parli e ascolti. Ringrazio tutti coloro che hanno voluto contribuire alla realizzazione di questo podcast della Pietra e vi invito a commentare, mettere un like e a condividere questi contenuti. Arrivederci alla prossima puntata del podcast della Pietra.